Vi siete mai chiesti che genere di domande chiedono le aziende quando devono assumere un programmatore? Per questioni di lavoro mi sono fatto questa domanda di recente. E quindi oggi andiamo a vedere che genere di domande fanno questi bricconcelli di recruiter. Oggi svolgerò due esercizi presi da LeetCode, non so bene come si pronuncia. In particolare mi sono fatto dare due domande prese a caso a vere prove che vengono assegnate durante un colloquio di lavoro da delle aziende o anche prima di un colloquio, non sono ben sicuro quando vengono dati. Per svolgere questi esercizi mi è stata data un'ora di tempo e vi anticipo, non sono andato benissimo. Ma vediamo con calma il perché. Quello che farò è la seguente cosa. Prima spiego gli esercizi, poi vi dico con quale linguaggio l'ho svolto, perché questo sito, qualora voi non lo conoscete, vi permette di scegliere quale linguaggio di programmazione volete svolgere l'esercizio, ce ne sono un milione. Poi vi introduco la mia soluzione e infine vediamo le performance in termini di runtime e di utilizzo della memoria della mia soluzione. Ma prima di cominciare, colgo l'occasione per dirvi che, se siete nuovi o di ritorno, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati con gli altri contenuti che porto su questo canale. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere cosa ho fatto io nella mia prova fake di colloquio. Per questo esercizio bisogna fare una funzione o il metodo di una classe che restituisce un booleano. Date due stringhe, restituire vero se è possibile scambiare due caratteri nella prima stringa per ottenere la seconda stringa. Falso altrimenti. È importante precisare che possiamo scambiare solo due caratteri. Se possiamo ottenere la seconda stringa scambiando due volte, quindi quattro caratteri, questa cosa non va bene, non si può fare. Facciamo l'esempio che vediamo qua. Se la prima stringa è AB e la seconda è BA, la funzione deve restituire vero perché è possibile scambiare i caratteri A e B per ottenere la seconda stringa. Anche nel caso in cui abbiamo come prima stringa AA e abbiamo anche AA come seconda stringa, dobbiamo restituire vero perché comunque possiamo ottenere la seconda stringa scambiando le due lettere A dalla prima stringa. E quindi con questo vediamo che due lettere uguali vengono comunque viste come se fossero due caratteri diversi. Tuttavia, il caso in cui abbiamo AB come prima stringa e AB come seconda stringa, in questo caso dobbiamo restituire falso, perché non esiste uno scambio di due caratteri che possiamo fare nella prima stringa per ottenere la seconda, perché in questo caso sono uguali. Tuttavia, questi due casi ci fanno vedere che non possiamo considerare un caso semplice in cui mettiamo in cima alla funzione una condizione in cui scriviamo che se le due stringhe sono uguali restituire vero, perché il secondo caso è un cavolo di controesempio. Ovviamente durante la mia implementazione ci ho provato a fare questa cosa e infatti non ho passato tutti i test. L'esercizio ci dà due assunzioni. La lunghezza delle stringhe possono essere di un misero carattere fino a 20.000 caratteri e le due stringhe contengono solamente lettere minuscole. La mia soluzione è la seguente. Prima di tutto ho utilizzato Python 3 perché mi scocciava perdere tempo con le stringhe in altri linguaggi di programmazione, soprattutto come C e C++. Potevo utilizzare Java, ma quello l'ho utilizzato per il secondo esercizio che vedremo dopo. Quindi, per pura pigrizia, utilizzo Python 3. Faccio una funzione che, data una stringa e due indici, mi restituisce una stringa con i caratteri nella posizione I e nella posizione J scambiate. Ora, l'algoritmo più stupido che possiamo fare è quello di fare due cicli for annidati in cui, in maniera esaustiva, proviamo a fare tutti gli scambi possibili. Appena ne troviamo uno, allora restituiamo vero. Se i cicli finiscono, non viene trovato nulla, restituiamo falso. Ovviamente questo algoritmo punto 1 non è tanto corretto perché potremmo avere due casi, ma anche quando fosse corretto è comunque molto lento, perché utilizzando la notazione asintotica è un algoritmo con ordine di n4 e quindi lento. Tuttavia mettiamolo di lato perché ci servirà dopo. E quindi qual è l'algoritmo che ho usato? Quello che faccio è la seguente cosa: scorro le due lettere in contemporanea e le scorro lettera per lettera fino a trovare la posizione del primo carattere che non è uguale in entrambe. Prendo questo indice e me lo metto da parte. Continuo a scorrere questa stringa fino a trovare il secondo indice dove ci sta un'altra disuguaglianza. Faccio lo scambio tra questi due caratteri con gli indici che ho trovato e confronto la stringa scambiata con la seconda stringa che viene fornita come parametro.
e restituisco vero se combaciano, altrimenti restituisco falso. Se tali indici non esistono, restituisco falso. E quindi qua vedete che funziona tutto. E in realtà non funziona tutto. Cioè, o meglio, non funziona sempre. Non funziona quando le due stringhe sono uguali, come i due casi che abbiamo visto prima. Quindi, nel caso particolare in cui dobbiamo testare due stringhe uguali, che possono comunque essere scambiate, come detto prima, nel caso di AA, nel caso particolare in cui le due stringhe partono che sono uguali, quello che faccio è applico quell'algoritmo scemo, ordine di N4, che è lento, però comunque può gestire quel caso. La mia soluzione ha un runtime di 40 millisecondi e, come vedete qua a schermo, batte il 72% delle altre soluzioni, che non è male. Tuttavia l'uso di memoria è di 16.7 MB, che batte solo il 14% delle altre soluzioni fatte dagli altri utenti, quindi non benissimo. Ovviamente queste statistiche sono calcolate sulla base di altre soluzioni fatte ovviamente in Python. Ovviamente si può fare di meglio, ma vi ricordo che è una prova a tempo e nel frattempo che stavo facendo questa cosa, tra una cosa e l'altra, io facevo cose mie, messaggiavo, facevo tutt'altro. E quindi adesso andiamo a vedere qual era la seconda prova che mi è stata data da questo sito. In questo esercizio ci viene data una matrice che può non essere quadrata, e quello che dobbiamo fare è di prendere ogni diagonale, non solamente quella principale, ma tutte, e di ordinare gli elementi in esse contenuti. Dobbiamo restituire una matrice della stessa dimensione dove ogni diagonale è ordinata in ordine crescente. Le assunzioni sono che una matrice può essere grande al massimo di 100 per ogni dimensione, quindi la matrice più grande che possiamo avere è 100%. I valori in essa contenuta sono degli interi compresi fra 1 e 100. Come dicevo poco fa, in questo caso ho utilizzato Java, perché Python mi forzava l'utilizzo di liste come struttura dati, C++ in maniera molto simile voleva che utilizzava vector di vector. Ora posso capire Python, ma il fatto che in C++ non ti passavano una matrice mi sfugge. Allora quello che faccio è che provo sì che in effetti usa una matrice in input, come vedete qua nella funzione, ma non capisco bene come restituire l'output, perché devo passare in output tramite i parametri puntatori le dimensioni. La matrice di output ha la stessa dimensione della matrice di input, e quindi per me qua è poco chiaro. Quindi quello che faccio è cambio in Java e finalmente trovo un linguaggio di programmazione che in effetti usa una matrice come struttura dati in input. La mia soluzione è la seguente. Faccio due metodi nella classe che mi viene fornita che si chiamano getDiagonal e setDiagonal. La prima mi restituisce una diagonale passando gli indici di partenza, mentre la seconda imposta i valori di una diagonale in una matrice specificando non solo gli indici ma anche i valori della diagonale. Poiché non c'è certezza che possiamo avere in input matrici quadrate, ovvero matrici con lo stesso numero di righe e colonne, come faccio a sapere quanti elementi ogni diagonale comprende? Perché, come vedete qua a schermo, varia in base a dove ci troviamo. Se ci troviamo qua c'è un solo elemento, se ci troviamo qua abbiamo tre elementi, ma anche se siamo qua abbiamo tre elementi. Quindi, poiché non avevo il tempo per ricavarmi una formula, faccio il seguente barbatrucco. Scorro le diagonali e salvo i valori in un array list, fino a quando non viene lanciata un'eccezione di tipo array index out of bound. I valori di questo array list poi vengono convertiti in un array che poi restituiamo. Utilizzo il metodo sort per ordinare questo array che poi piazzo nella matrice risultato nella stessa diagonale. Questo lo faccio prima scorrendo la matrice da basso verso l'alto e poi da sinistra verso destra. La mia soluzione ha un runtime di 9 millisecondi e batte solamente il 29% delle altre soluzioni. E l'uso di memoria è in questo caso di 44.8 MB che batte solamente il 7% delle altre soluzioni, quindi non bene. Il mio punteggio complessivo per questo fantomatico colloquio di lavoro è 4.1, battendo il 34% degli altri utenti. Non male, ma neanche bene. Da quello che ho capito da questo sito, il punteggio viene calcolato anche tenendo in considerazione il tempo impiegato per fare questi esercizi, e come potete vedere io qua ho impiegato 50 minuti, considerando che nel frattempo, come vi dicevo poco fa, mi facevo anche i cavoli miei. Benissimo, pinguini! Fatemi sapere nei commenti se ci sono degli esercizi che volete che svolga. Fate in modo che siano chiari e comprensibili, perché ci sono alcuni esercizi, finora ne ho trovato tipo uno o due, che io non ho capito. O come in quel caso del sì, io non ho capito come utilizzare i parametri. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto e vi rimando agli altri video che porto su questo canale, e quindi grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!